Chiamiamo subito il professor Mauri a rompere il ghiaccio. Professor Mauri non ha bisogno di presentazioni, è il direttore dell'unità operativa seconda di psichiatria, un mio carissimo amico, e mi ha aiutato a realizzare questo programma. Ci parlerai dei disturbi dell'umore e dell'ansia? Sì. Ma dunque, innanzitutto secondo me il punto fondamentale è un po' questo. Con Manuela ci conosciamo da tanti anni, siamo tutte e due di Spezia, quindi questo non so se è un pregio o un difetto, ma non ci sa. Non lo vogliamo sapere. Però comunque, noi abbiamo varie collaborazioni con ormai quasi tutte le branche della medicina. Abbiamo vari progetti che portiamo avanti, lavoriamo con i geriatri, lavoriamo con i reumatologi, lavoriamo con il CNR, lavoriamo con la ginecologia. Però l'approccio a questo campo, a questo settore, è stato un approccio che ha richiesto e secondo me richiede un'entrata un po' in punta di piedi, un cercare un pochino i punti di collaborazione. Anch'io sono un po' materialista, come dici tu, perché io penso che il corpo non finisce qui, ma continua quassù, e quindi questa parte che è il cervello pur sempre è un organo, ed è un organo che ha bisogno di essere studiato, di essere approfondito. Però, come giustamente diceva Einstein, se il nostro cervello fosse semplice probabilmente non avremmo i mezzi per conoscerlo, quindi questa è ancora una zona abbastanza complicata, purtroppo anche abbastanza così poco compresa in termini anche di patologia o di emozioni. Molto spesso si fa confusione tra quelle che sono le emozioni comuni, quella che è la normalità, e quelle che invece sono le patologie che ci sono. Ecco perché io volevo parlare di questo, cioè dei disturbi dell'umore e dell'ansia e la patologia neoplastica, per dare un pochino un'idea di quello che c'è attualmente nella clinica e nella letteratura mondiale su questo argomento, su quali sono le relazioni tra la patologia psichiatrica, e quindi la depressione e l'ansia nello specifico, e quelle che sono le patologie neoplastiche. Quindi entriamo subito nel discorso che chiaramente depressione ed ansia sono comuni all'interno dei pazienti che ricevono cure palliative e contribuiscono a peggiorare la situazione e la qualità della vita. Chiaramente sembra che sia uomini che donne abbiano questo. Voi sapete che la depressione è molto più frequente, quasi il doppio, nelle donne rispetto agli uomini. In realtà in quest'area sembra che la distribuzione sia abbastanza uguale tra uomini e donne, o perlomeno non ci sono, quindi, allo stato attuale, ancora ricerche approfondite in questo campo che ci diano una misura. Da questo punto di vista c'è da dire che in questa meta-analisi che va a valutare un pochino gli studi, il livello di prevalenza della depressione, che sono più o meno questi puntini qui, varia da un 7-8-10% fino addirittura a raggiungere quasi il 50% in popolazioni particolari. Questo ci dà un'idea del fatto di come anche su questo campo non ci sia una grande uniformità, né per quanto riguarda gli studi né per quanto riguarda i risultati. In questo studio infatti soltanto 15 dei 66 che sono stati fatti hanno soddisfatto i criteri di qualità. Che cosa vuol dire questo? Questo non è una cosa tanto diciamo infrequente in molti di questi studi. Gli studi che vengono fatti solitamente hanno una loro metodologia e hanno un loro campione di riferimento. Questo vale in tutti gli ambiti della scienza, ma è chiaro che se noi abbiamo metodologie diverse, punti di osservazione diversi e campioni diversi, è molto probabile che questi studi tra loro non siano confrontabili. Quindi quando noi andiamo a fare delle stime epidemiologiche ci troviamo di fronte a delle difficoltà di comprendere qual è il reale ambito del fenomeno. E da questo punto di vista una cosa importante è che
negli ambulatoriali e nei ricoverati sostanzialmente siamo alle stesse percentuali. Dov'è che noi abbiamo una maggiore incidenza? Abbiamo una maggiore incidenza laddove siamo avanti poi all'interno di quelle che sono gli hospice, all'interno di quelle situazioni, di quelle popolazioni che ricevono cure palliative. Voi direte, ma questo è abbastanza ovvio. Non è così ovvio come sembra. Probabilmente anche la necessità di fare una valutazione accurata, utilizzando anche delle figure professionali che abbiano esperienza in questo ambito, rende ragione anche delle diverse valutazioni. Quello che si è osservato è che se abbiamo persone che hanno un'esperienza specifica e una preparazione specifica, le stime si abbassano. Siamo comunque al di sopra delle stime osservate normalmente nella popolazione generale per alcuni studi, per altri riflettono quelli della popolazione generale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa banale, vuol dire che la depressione può avvenire in alcuni soggetti laddove esistano delle condizioni esterne significative che fanno da elemento scatenante dell'episodio depressivo. Quindi non è che raddoppino o moltiplichino l'entità della patologia depressiva, ma magari quella è l'occasione. È un po' come la depressione del postpartum, no? Cioè, non è superiore a quelle che sono le medie che si ritrovano nella popolazione in generale, ma alcune donne hanno in quel periodo, in quell'ambito, diciamo, il fattore di rischio principale per quanto riguarda la possibilità di avere un episodio depressivo. Quindi gli individui, è chiaro che hanno, coloro che affrontano il quello che è l'ambito generale. In questo studio fatto in Inghilterra si vede che tra i fattori la depressione era uno dei più forti predittori di alterazioni comportamentali ed emotive nei loro figli. Quindi il problema non è soltanto per quelli che sono i soggetti affetti da patologia neoplastica, ma in questo caso, essendo il rapporto privilegiato madre-bambino compromesso dalla patologia, in qualche modo si va a inficiare, si va anche a modificare quelle che sono le possibilità di sviluppo del bambino, del suo equilibrio emotivo e anche comportamentale. Questo ci dà un altro segnale che dice come questa patologia, nel momento in cui si associa a una componente depressiva, crea una condizione che non è soltanto sfavorevole per l'individuo che ha la patologia, ma anche per quello che è il suo, diciamo, contesto. È chiaro che i problemi sono significativi per chiunque abbia una patologia di questo genere, perché la paura di morire è una paura evidente e ovvia, legata a questo problema, che è un problema significativo e grosso, e dove il rischio di vita esiste ancora. Ma soprattutto ci sono tutta un'altra serie di elementi che sono legati al cambiamento di quelli che sono i progetti di vita, no? Vengono completamente sovvertiti quello che è, no, l'ipotesi di poter lavorare o fare o realizzare alcune delle, diciamo, degli obiettivi predisposti presunti, che improvvisamente cambiano, perché cambiano tutti i contesti, cambiano quelle che sono le aspettative, proprio magari per la patologia stessa, ma cambiano le aspettative anche perché si deve affrontare un iter di trattamento e di diciamo, modifica delle condizioni generali di vita, che di fatto rappresentano un elemento di alterazione di quelle che sono le pianificazioni future, ma anche i cambiamenti dell'immagine corporea e dell'autostima o del ruolo sociale, anche il fatto che ci siano poi dei problemi finanziari che possono esserci, cioè problemi legali, cioè quindi quegli aspetti che in qualche modo vanno a rappresentare l'esito di una patologia che di per sé rappresenta un elemento di frattura con quello che era la vita precedente. È chiaro che però ci sono quelli che sono i miti errati riguardo a questa patologia. Come diceva giustamente prima il collega, si pensa che tutte le persone che hanno una patologia neoplastica siano depresse. Questo non è vero. Una percentuale sì, ma molti no. E che la depressione sia normale in una persona che ha una patologia neoplastica. Anche questo
In molti sì, ma in molti no. E soprattutto il problema è distinguere il concetto di depressione dall'emozione che un evento avverso può provocare. Un altro concetto è che non si devono curare, non è necessario curarli. Abbiamo visto che in realtà qualunque sia il trattamento, che sia un trattamento, e poi vedremo dopo, Mario Savino me ne parlerà, Mario Mignatti, la Valeria Camilleri che si sono occupati in questi anni anche di queste cose, qualunque sia il trattamento, sia farmacologico, che psicoterapico, che di supporto, in realtà le cose cambiano e non cambiano soltanto in termini di umore, ma cambiano anche in termini di prognosi per quello che riguarda la patologia principale. Questo vale per esempio in maniera evidente ormai per tutta la patologia cardiovascolare, i post-infartuati che hanno anche una depressione hanno una prognosi peggiore rispetto a quelli che non ce l'hanno o rispetto a quelli che pur avendola vengono trattati. E poi quello che è il discorso finale, cioè che tutti quelli che hanno il cancro o che hanno una patologia neoplastica in qualche modo devono soffrire e devono morire. Anche su questo, anche questo è un mito che va sfatato, perché per fortuna le terapie sono migliorate, per fortuna ci sono delle possibilità di modificare l'andamento di quella che era, e poi non tutte le neoplasie hanno questo esito necessariamente. È chiaro che il problema è riconoscere la depressione, che tutte le persone hanno tristezza o lutto in qualche caso legato agli eventi di vita. Io faccio sempre dico sempre una frase agli studenti e gli dico: ma voi dovete fare una distinzione tra tristezza e depressione. Io posso essere triste perché mi è successo qualche cosa, sono un po' arrabbiato, mi alzo la mattina, esco e trovo un biglietto da 500 euro in terra e un po' questa tristezza mi passa, lo piglio e sono un pochino venale. Più felice, no? Un pochino più felice. Se sono depresso, quel biglietto non lo raccatto da terra, non lo prendo su. Se sono depresso, non lo tiro su. Non mi cambia nulla vedere 500 euro in terra. È per quello che bisogna fare questa distinzione, perché molto spesso l'idea della depressione come un qualcosa, come un male morale, al quale si deve rispondere con volontà, è la più grossa stupidaggine, per dirla in italiano corretto, che si possa dire riguardo a questa patologia. Dire a un depresso, datti da fare, impegnati, è come dargli una stilettata nel cuore, perché non lo può fare. E il fatto che qualcuno a cui tengono glielo dica rappresenta ulteriormente una disistima nei suoi confronti. Quindi questo è il problema. Allora, riconoscere la depressione è importante, perché la tristezza è comune e bisogna distinguere tra la tristezza e i disturbi depressivi. E il riconoscimento purtroppo è anche vero che non viene riconosciuta normalmente in queste popolazioni, forse a maggior ragione, perché in realtà esiste quella che è un concetto gerarchico della patologia. Molto spesso si tiene conto della patologia principale, non si tiene conto di quelle che sono i correlati. Ebbene, questa gerarchia deve essere completamente modificata, perché si deve lavorare su più piani. Quindi io ci sarò, ma vuol dire anche tenere conto dell'unicità, dell'insieme dell'individuo. E quindi andiamo avanti. È chiaro che ci possono essere delle difficoltà. Abbiamo detto che la depressione è sottodiagnosticata nella popolazione generale e molto spesso in questa situazione ci può essere altrettanta problematica. Quello che dicevo prima a proposito del fatto che l'evento vitale stressante può rappresentare il trigger della patologia depressiva è un dato di fatto. Ci sono persone che magari hanno i presupposti per fare una depressione e che magari non hanno mai avuto poi un incontro con quell'evento che ha scatenato la depressione, ma l'incontro rappresenta il punto per riprendere questo. È chiaro che se uno ha una familiarità, no? Magari i genitori, magari i nonni che hanno avuto episodi depressivi, hanno avuto problematiche di qualche genere, in questo modo questi possono essere più predisposti di fronte a fattori stressanti, a fattori di rischio, ad avere un episodio depressivo quando c'è questo. È chiaro, vedete quindi la storia di una depressione, un supporto sociale debole, quindi pochi amici, un lavoro solitario, il pensiero anche della
di non avere sufficiente informazione riguardo alla patologia di cui soffrono. Questo è uno dei difetti che un po' i chirurghi hanno, cioè quello di non spiegare con precisione che cos'è che succede, che cosa, a cosa vanno incontro, qual è la realtà della loro patologia, quali sono i margini. Ovviamente io ora con Manuela no, perché Manuela capisce. I presenti sono però, sempre esclusi. No, ma no non perché i presenti, ma perché sei tu, attenzione. Ma ci sono delle situazioni dove il chirurgo la prima cosa che dice è no, questa qui è una situazione assolutamente irresolvibile, ma chissà cosa si potrà fare, probabilmente l'esito sarà infausto. Ma questo è il risultato finale di quella che è la medicina, no? Protettiva, nel senso che se va male, gliel'avevo detto, no? Detto, se va bene sono un mago, che non è male anche questa cosa qua, certo. No? Invece bisogna essere chiari, perché dirgli che va male dà alla persona che ha la patologia, se non gli si dà con chiarezza il margine, la possibilità di star meglio, di dire vabbè, forse ho qualche cosa davanti, ebbene questo aumenta la collaborazione, aumenta la possibilità di migliorare anche la prognosi di quella che è la patologia neoplastica di cui soffre. È chiaro che la prognosi può essere grave lo stesso comunque, e chiaramente l'ansia e il disagio aumentano. L'ansia può aumentare il dolore, può modificare il sonno, quindi non soltanto la depressione, ma anche l'ansia rappresenta un elemento, anche l'ansia rappresenta un elemento importante per quanto riguarda la qualità della vita di questi individui. Andiamo avanti, ecco, guardate questa cosa. Qui c'è questo studio che è abbastanza interessante, relativamente è del 2012, fa una specie di ricerca che va a vedere quali sono i rapporti tra ansia, depressione e tipologia di malattia neoplastica. E è chiaro che in alcuni casi ci sono, vedete, le analisi per tipo di caso hanno visto differenze tali che i pazienti con patologie dei polmoni, ginecologiche e ematologiche, avevano i più alti livelli di disagio al momento della diagnosi, altri meno. Perché questo? Vedete, questo per esempio è per quanto riguarda i livelli d'ansia e la tipologia di patologia neoplastica, no? Nell'ansia, differenze dalla media. Quindi alcune patologie hanno un maggiore, no? Vedete, questo è il polmone, per quanto riguarda l'ansia, i polmoni, i ginecologici, le patologie della testa, del collo e l'ematologico. Anche il seno è abbastanza elevato, ma il seno vedremo che in realtà anche per quanto riguarda la depressione ha già un buon livello di incidenza. Stessa cosa per quanto riguarda le stesse cose che avevamo detto prima, quindi in realtà alcuni tipi di tumore hanno una maggiore possibilità di associarsi anche a depressione rispetto ad altri che invece ce l'hanno molto meno. Che cosa voglia dire questa cosa? È una cosa un pochino complicata e forse non del tutto chiara, ma indubbiamente possono entrare in gioco quelle che sono le modificazioni della qualità della vita, le modificazioni anche delle possibilità oggettive di funzionare con una patologia. Anche le aspettative, perché non è soltanto il funzionamento, ma anche l'aspettativa di vita. È chiaro che un tumore polmonare probabilmente rappresenta un maggiore impatto per quanto riguarda le aspettative di vita e quindi forse un maggiore rischio, però in realtà non è così chiaro come potrebbe sembrare. Ecco, questa è una cosa invece interessante che è del 2005, che è che cosa succede alla depressione e all'ansia nelle donne che hanno un tumore al seno, in uno studio a 5 anni. La cosa interessante che nel primo anno dopo la diagnosi, il 50% delle donne ha anche una patologia depressiva o ansiosa. Mano a mano che si va avanti però, vedete, già al secondo, terzo e quarto anno siamo scesi al 25%, al quinto anno noi abbiamo un 15%. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo, i livelli aumentati di depressione ed ansia o entrambi nel primo anno dopo una diagnosi mettono in evidenza il bisogno di fornire un servizio dedicato durante questo tempo, ed è un po' quello che
stiamo facendo ora, perché è il primo impatto quello che crea forse in questa situazione il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di questa. Poi mano a mano che la situazione si normalizza c'è anche una situazione di miglioramento della componente ansiosa e depressiva. In realtà però, per quanto riguarda il rischio di depressione, anche nella cronicità della patologia non c'è un grande accordo. Voi vedete questo grafico qui, questa serpentina, vuol dire una cosa molto banale. Questo, anche questo è del 2013, e dice, negli studi che ci sono adesso, fatti negli anni, in realtà si parla di studi che vanno dal 2000, dal 95, però in realtà sono quasi tutti sopra il 2000 fino al 2010, qual è il rischio relativo di avere la depressione mano a mano che ci si allontana dall'evento patologia neoplastica? Ebbene, in alcuni studi si dice che aumenta la depressione, in altri che diminuisce. Non è molto chiara questa cosa. Perché questo avvenga? La cosa che invece è abbastanza evidente in quest'altro studio, lo stesso, è il fatto che teoricamente la depressione nei primi due anni è ancora molto alta, mano a mano che ci si allontana dall'evento diminuisce, in realtà la componente ansiosa si alza. Mano a mano che ci si allontana dall'evento indice, in realtà la componente ansia aumenta. Ma questo mi sembra abbastanza intuitivo, perché io ho di fronte un paziente che ha, si allontana 5, 6, 7, 8, 10 anni, no, dall'evento, e va a fare i controlli. Li fa magari ogni 6 mesi ormai. E beh, quando va a fare l'esame aumenta, no? Ma è ovvio, perché se le statistiche non sono, no, un'ipotesi, è chiaro che mano a mano ci si allontana, più potenzialmente potremmo essere al sicuro, ma potremmo essere a rischio. E questo dubbio rappresenta un elemento che potrebbe dare una giustificazione a un aumento della componente ansiosa mano a mano che il tempo passa. Siamo quasi in fondo. Ecco, quello che io volevo dire è che oltre a questa dicotomia depressione e ansia può esistere una terza via, che è quella del disturbo post-traumatico da stress. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti noi, nel momento in cui siamo di fronte ad un evento vitale significativo grave, che non è però, attenzione, un lutto, ma che è un qualche cosa che mette a rischio la nostra vita o di una persona cara in maniera inaspettata. E quale evento più inaspettato della scoperta di una patologia neoplastica che mette a rischio la nostra vita? E allora l'ipotesi, e questo potrebbe giustificare il fatto che mano a mano che ci si allontana dall'evento, in realtà la componente, diciamo, generale dell'umore alterato vada piano piano riducendosi, quindi potrebbe essere anche interpretato in chiave di evento stressante, quindi di patologia post-traumatica. Non ci sono tutte le componenti, quindi anche su questo ci potrebbe essere discussione. Ci sono però quelle che sono le implicazioni poi sul piano dell'approccio, perché in realtà nel post-traumatico la difficoltà esiste ed è quella di capire come e se intervenire e come intervenire. Perché mentre per la depressione ci sono dei protocolli e per l'ansia ci sono dei protocolli abbastanza precisi, sul post-traumatico c'è ancora un grosso dibattito sul fatto se sia opportuno o meno intervenire e come. Perché ci sono, lo stile di coping di ciascuno di noi, di affrontare le situazioni, è diverso. Ci sono persone che preferiscono non parlarne e assorbire piano piano l'evento e quindi riuscire piano piano ad affrontarlo, perché l'impatto iniziale è talmente forte da non riuscire a controllarlo. Oppure ci sono persone che hanno bisogno di parlarne sempre. Ma questo è un'esperienza comune su tutte le cose. Ognuno di noi sa come è fatto, sa che se deve affrontare una cosa che critica la affronta meglio se non ci pensa, oppure la affronta meglio se ne parla tutto il mondo e riesce, no,
a tirare fuori le emozioni. Ebbene, in questo senso qui la difficoltà di come fare o di come intervenire laddove si parli di post-traumatico diventa, è ancora nell'ambito di questa doppia distinzione di comprensione di che tipo di persona abbiamo di fronte, quindi adeguare il protocollo di intervento anche alla tipologia di persona che c'è davanti. Questa è una cosa che viene stata fatta in 40 anni di primary care e dice attenzione che la medicina generale è importante, qui forse poteva, può essere anche necessario intervenire su quelli che sono i medici di famiglia, perché i medici di famiglia hanno un ruolo importantissimo per quanto riguarda la cura psicosociale. E tutto quello che è legato a questo aspetto, cioè quindi la fiducia tra paziente e medico è una variabile importante. Importante, attenzione, è cercare di aumentare la consapevolezza del problema e quindi cercare di lavorare in questo ambito anche per quanto riguarda i medici di famiglia. Io credo che uno degli aspetti importanti sia non solo quello del riconoscimento della patologia, ma che sia anche il riconoscimento dei bisogni dell'individuo che ha questo tipo di patologia e di quello che è l'impatto che questa patologia ha nei confronti dell'individuo stesso, ma anche in quello che è il suo contesto familiare. Quindi chi meglio del medico di famiglia? Certo, il medico di famiglia di una volta era un pochino più dentro la famiglia, quello di oggi lo è un po' meno, però comunque la misura di come sono le persone, di come sono la famiglia, il medico di famiglia ce l'ha ancora. E dovremmo avere la conclusione. Sappiamo che cosa dobbiamo fare? Beh, questa è un'operazione che ancora ha bisogno di essere codificata. Questo lavoro che abbiamo intrapreso con l'oncologia e con la Manuela, secondo me è un importante aspetto dal punto di vista dell'assistenza, ma è anche un importante aspetto dal punto di vista conoscitivo. A noi serve avere più informazioni, capire meglio il fenomeno, così come a noi serve poter interagire con chi lavora in questo ambito, gli oncologi, i radioncologi, i chirurghi, perché il tipo di comunicazione porta ad un aumentato livello di conoscenza che non è soltanto sommatorio ma è moltiplicativo. Quindi in qualche modo questa è un'operazione che vale la pena fare. E chiaramente tutti devono essere valutati per la depressione. E chiaramente bisogna anche fare una cosa importante, perché vedete, il fallimento per identificare o trattare l'ansia e la depressione nel contesto della patologia neoplastica aumenta il rischio di una qualità della vita scarsa e potenzialmente aumenta la morbidità e la mortalità correlata alla patologia principale. Grazie. Ringraziamo davvero il professor Mauri, perché ha toccato tanti argomenti che penso poi saranno spunto di discussione, anzi se siete d'accordo la discussione la lasciamo in fondo quando abbiamo sentito tutto, però complimenti davvero, ha parlato di tante cose, fra cui sottolineo qualità della vita, oltre che sopravvivenza, multidisciplinarietà, comunicazione, accordo fra i medici, insomma diciamo che veramente abbiamo toccato tanti argomenti e poi sarà bello parlarne. Poi è anche bello comunque valutare il paziente da questo punto di vista e credo che ci sia l'opportunità per appunto diciamo per gli operatori in un periodo di target therapy, cioè di terapia adattata alla singola persona, di imparare tantissimo. Comunque poi ne parleremo in discussione.